Passiamo al quarto punto, regolamento istituzione, regolamentazione nonni civici volontari. Presenta l'argomento la consigliera Ottaviani. Grazie Presidente. Allora, questa è la seconda volta che portiamo il regolamento dei nonni civici. E, diciamo che il regolamento, a differenza del primo, dello che abbiamo portato nello scorso consiglio, si concentra su quello che è il supporto alla genitorialità, alla partecipazione attiva alla vita sociale degli anziani, che possono trasmettere le proprie esperienze ai più giovani, ed infine è utile a garantire la sicurezza per la nostra comunità. Si svolge con la presenza sui mezzi di trasporto, del trasporto pubblico cittadino, di nonni civici volontari che vigilano sull'incolumità dei minori di 14 anni che usufruiscono del servizio, accompagnandoli nelle operazioni di salita e discesa nelle fermate autorizzate, con lo scopo di disincentivare nel centro urbano l'uso delle auto, se non strettamente necessario, e con l'intenzione di utilizzare lo strumento del volontariato come una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella che è ordinariamente garantita dalla Polizia locale, per promuovere l'educazione alla convivenza e al rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti, il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale. Siamo tutti particolarmente sensibili al reinserimento degli anziani nel tessuto sociale della collettività, favorendone ogni forma di collaborazione mediante il coinvolgimento in iniziative di rilievo sociale. In via sperimentale e temporanea, attraverso una convenzione con l'Associazione del Circolo Sociale della Terza Età, già da qualche settimana abbiamo attivato il servizio dei nonni civici con funzione di tutela e salvaguardia dal rischio dell'incolumità fisica di minori di 14 anni che usufruiscono del servizio navetta durante il tragitto casa-scuola e scuola-casa. Attraverso l'approvazione del regolamento di oggi riusciremo ad avere una migliore collaborazione e a questo punto ci auguriamo anche un numero maggiore di volontari per sostenere questa iniziativa sociale di volontariato urbano che consenta a persone anziane di dedicare parte del proprio tempo libero allo svolgimento di compiti di utilità civica in collaborazione con le forze dell'ordine, ricoprendo così una funzione ancora attiva all'interno della nostra società ed esprimendo le loro potenzialità individuali, ma anche e soprattutto che sia di sostegno ai genitori che possono sentirsi al sicuro nell'affidare i propri figli al controllo dei nonni civici sulle navette. Grazie Presidente. Ci sono interventi? D'Andrea. Allora sì, grazie. Brevemente, rispetto al testo esaminato in precedenza, sì, c'è stata, diciamo, un ottimo lavoro anche di scrematura, di alleggerimento. Funziona meglio, tuttavia con il gruppo avevamo qualche perplessità sul fatto che parliamo, è molto più chiara la finalità, che ovviamente, come già sottolineato l'altra volta, è pienamente condivisibile da tutti i punti di vista. Alcuni passaggi però in realtà di questo regolamento, che più che un regolamento potrebbe alla fine configurarsi come uno schema di convenzione che il Comune poi va a stipulare di volta in volta con associazioni cooperative sociali, però se noi vediamo l'articolo 2, il comma 1, suppongo, dice così: la presenza sui mezzi adibiti a trasporto pubblico al fine di accompagnare su delega dei genitori. Ora, noi abbiamo già visto con la Commissione Garanzia e Controllo quanto sia faticoso mettere mano a un regolamento, diciamo, che non perfettamente disciplina la materia. Questa delega dei genitori è la cosa che almeno personalmente a me più impensierisce, nel senso che nel momento in cui c'è una delega è un fatto, come dire, tra virgolette privato, è una relazione privata tra le famiglie e il delegato accompagnare e quindi assumere la vigilanza. Stride un po' la natura ibrida di questo trasporto, perché da un lato noi lo qualifichiamo come trasporto pubblico e lo è, ma aggiungiamo anche che questo trasporto serve anche per gli studenti della primaria e della secondaria di primo grado, quindi assolve anche a questa duplice funzione, rispetto alla quale, come sappiamo,
In via esclusiva gli scuolabus non hanno questo obbligo da parte dei comuni, l'ho ribadito la Cassazione, in questo caso però noi non parliamo di scuolabus propriamente detti, ma parliamo di trasporto pubblico generico, dove però su delega appunto dei genitori, quindi in questo rapporto sembrerebbe il comune assolutamente non entrarci e quindi potrebbe essere persino pleonastico, inutile un regolamento di questo genere. Quello che secondo me complica un po' le cose è proprio appunto la natura o gratuita o a pagamento, nel senso che per effetto dell'acquisto di un biglietto salgo a bordo di un autobus, il contratto di trasporto attribuisce al vettore la totale responsabilità. Quindi bisognerebbe capire, onestamente a me adesso sfugge se in questo momento è entrata in vigore la tariffazione che era stata annunciata oppure se siamo ancora in regime di gratuità e soprattutto mi sfugge se gli studenti invece hanno un regime di assoluta gratuità e quindi in questo caso diciamo essendoci gratuità, non essendoci un biglietto che sancisce un contratto di trasporto, la responsabilità potrebbe essere poi indirettamente sì anche in capo al comune, ma diciamo che al di là dell'addentrarci in queste questioni, l'aspetto che più ci crea perplessità è questo riferimento alla delega, perché delegandosi a quel punto sono i nonni civici che a bordo assumerebbero direttamente una responsabilità attribuita loro dai deleganti. Quindi benissimo il coinvolgimento del personale volontario in tutte le attività di vigilanza all'ingresso, all'uscita della scuola, soprattutto ancora più lodevole il coinvolgimento dei nonni civici nelle manifestazioni, negli eventi a cui il regolamento fa riferimento, va benissimo, la perplessità nasce dalla presenza proprio a bordo di questo personale volontario, in relazione al quale segnalo forse una svista o se non lo è magari ci chiarite il significato di questa frase, ma credo che probabilmente sia una svista perché a pagina 4 non ve lo riesco a emarginare con un comma perché il testo è molto fitto, comunque più o meno al centro pagina leggiamo l'amministrazione comunale riscontrando situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti può sospendere l'erogazione delle eventuali quote di contributi non corrisposte e a seguito degli accertamenti deliberarne la revoca nei limiti predetti. Quindi non capivamo queste quote di contributi in effetti a che cosa si riferissero. Per il resto questo schema di convenzione più che di regolamento può senz'altro funzionare, senza questo riferimento alla delega secondo noi in maniera decisamente più sciolta, però io dubito che l'amministrazione voglia nuovamente rinviare, per cui in questo caso, così come nelle precedenti deliberazioni in cui ci siamo astenuti, noi assolutamente non intendiamo bocciare, tra virgolette, la proposta che è meritevole di pieno accoglimento al pari della proposta sul Palazzo Ducale, e chi mi conosce sa quanto mi ha addolorato comunque una votazione come la precedente, però credo che anche in questo caso noi ci asteniamo semplicemente per una perplessità tecnica, assolutamente non intendiamo bocciare appunto con una votazione negativa la proposta, è semplicemente una riflessione in più che poniamo all'amministrazione. La politica oggi al sentimento vale il voto che è un vero atto di colorarsi nel tempo, perché un atto che non può essere completamente solo, ma non è. Passiamo alla votazione favorevole. Contrari, astenuti, passiamo all'argomento numero 5, bilancio consolidato 2022, presenta l'argomento la consigliera. Thank you.
Stati, oggi è andato via, credo che sia stato durante il tribunale con il governo di Audio.
autonomia, una possibilità di studio autonomia, e il consenso che tanti altri hanno di fare questo passaggio, portare per la politica e fortunatamente se annuncio il nostro voto favorevole a tutta la collezione. Buonasera a tutti, dichiaro la sua attività.